Nei giorni scorsi molti quotidiani hanno riportato la notizia di una possibile pista in Ecuador per il caso di Denise Pipitone. Qualcuno ha notato una forte somiglianza tra una ragazza che dicevano si chiamasse Denise e la piccola Pipitone. La trasmissione Chi l'ha visto ha rintracciato la ragazza, che però non si chiamerebbe Denise e non vivrebbe in Ecuador. La produzione di Chi l'ha visto è riuscita a mettersi in contatto telefonicamente con la ragazza fortemente somigliante a Denise e a Piera Maggio. La giovane dice di non chiamarsi Denise, ma Maria Grazia, e di vivere in Brasile e non in Ecuador. In più, non ha 21 anni, come era stato detto, ma 29, e non avrebbe mai lasciato il Brasile. La giovane non era consapevole che le sue foto avessero fatto il giro del mondo e che fosse stata segnalata come la piccola Denise, ma precisa di non essere mai stata in Italia. Conferma di trovare una forte somiglianza con la bambina, ma di non essere lei. Quindi questa pista sembrerebbe da escludere. Dopo Leisha e Denisa, chissà quante altre probabili Denise verranno fuori. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato sulle più importanti novità.